5 morti, tra cui un poliziotto, 82 arresti, almeno 50 agenti feriti. Sono i numeri provvisori dell'assalto a Capitol Hill dello scorso 6 gennaio. 5 giorni dopo, sono ancora tanti gli interrogativi su quelle 6 pazze ore di assedio al Palazzo del Congresso. Primo, la polizia ha sottovalutato il pericolo? Secondo l'agenzia AP, la polizia di Washington avrebbe rifiutato prima l'aiuto del Pentagono e poi quello del Dipartimento di Giustizia, mentre la Guardia Nazionale non è stata mobilitata. I risultati sono evidenti, sono decine i video in cui i poliziotti, in inferiorità numerica, provano invano a fermare i manifestanti. La polizia ha fatto tutto quello che poteva per bloccare l'assedio? Un video mostra i poliziotti che aprono le transenne per far passare i manifestanti, un altro, un agente che scatta un selfie con un occupante, un altro ancora registra l'uscita dal Campidoglio di decine di persone senza che nessuno le blocchi. Non solo, molti poliziotti di diverse città americane sono accusati di aver partecipato in prima persona alla manifestazione e in qualche caso all'assalto al Parlamento. Fino a che punto erano pronti a spingersi i manifestanti? Una persona è accusata di aver piazzato 2 bombe artigianali a Washington, un'altra è stata fotografata nel Congresso armata di una pistola o di un taser. In mano aveva un mazzo di manette flessibili di plastica e sul petto un cellulare acceso con la luce rossa della diretta. Voleva prendere ostaggi tra i parlamentari o i membri del governo e immortalare l'impresa sui social? Infine, un'ultima domanda. Cosa succederà il 20 gennaio in occasione della cerimonia di insediamento di Biden? Ecco, io voglio partire da...